Ciao a tutti amici, Tano TV per voi. Allora, eccoci ancora qui, pronto per farvi vedere dei nuovi video e ce ne saranno di cose da vedere insieme, amici miei. Adesso vi faccio vedere la copertina di oggi. Zengavò, i capricci del piccolo Kinu. Il balletto sensuale di Lulu. Alla pupa al secchione, Babia vento in lacrime e abbandona il reality. Una nuova poesia d'amore. Eccoci qua, amici miei, bentrovati. Allora, come avete visto nella nostra copertina, il primo servizio è quello di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Che cosa sta succedendo in questa coppia? Ultimamente c'è Rosalinda, ha partecipato a Buon pomeriggio di Barbara D'Urso, e invece Andrea continua ad andare sempre nel suo programma Sport Italia. E naturalmente poi quando tornano a casa il piccolo Kino fa tanti capricci per attirare la loro attenzione, ma questo è normalissimo. Adesso vediamo questo video, ma poi rimanete con me perché ci sono tante cose da vedere insieme. Passeggiatina. Buongiorno a tutti, buon lunedì da casa Zengavò. Noi ci stiamo preparando perché oggi abbiamo qualche appuntamento. Per chi volesse, torna al quizzone Sport Italia, quindi alle ore 20 il quizzone come l'altra volta. Questo finto entusiasmo è bellissimo. E mentre Rosina sarà da Barbara, sì, per parlare di una cosa molto importante. Esatto, quindi oggi vi scartavetriamo le palle anche in TV. E Kinu cosa fa oggi? Dorme. E magna tanto. Grazie anche. Ma quanto sciala. Che vita che fai, Kino. Guarda.
amici colleghi di viaggio Azzurra e Valerio delle nuove puntate di Casa Key. Le trovate nel profilo di Key Magazine, come sempre vi metto il tag qua giù. E niente, io ieri avrei voluto scambiare quattro chiacchiere insieme a voi in merito al mio intervento a pomeriggio 5 su un tema che mi sta molto a cuore. Ho parlato infatti di social freezing, cioè la possibilità di congelare propri ovociti durante un'età fertile per conservarli e utilizzarli qualora ci fosse bisogno in futuro per realizzare questo sogno di diventare mamma. Io ho deciso di intraprendere questo percorso quest'anno. Per chi non avesse seguito può trovare anche la puntata su Mediaset Infinity. E se volete e avete curiosità, vi metto un box domande qui e io cercherò di rispondere alle vostre domande. Ignoranza, e questa è la parola giusta, nel senso che molte persone giustamente ignorano la possibilità e i passi in avanti che la scienza ha fatto per aiutarci a diventare mamme, anche quando magari possono esserci anche delle problematiche importanti e serie anche di salute. La scienza ci dà questa possibilità, perché non farlo? In molti mi hanno additato per questa scelta, perché la prima cosa che ti dicono: quando vorrai fare un figlio? 50 anni? Ed anche se fosse, credo di avere il diritto di fare quello che voglio con il mio corpo, come ognuna di voi, e la mia scelta tra l'altro non è dovuta al fatto che voglio programmare una gravidanza, ma ognuno ha il diritto di appunto avere le proprie motivazioni. Per il padel, non lo so, oggi mi avete visto che ero sotto il lettino dei massaggi, grazie ad Antonio per avermi sciolto la contrattura, però ci può stare ogni tanto una contratturina, anche perché poi ci soffro, però non ci fermiamo, andiamo a giocare a padel, sperando di tornare tutti interi stavolta. Poi i prossimi giorni devo mostrarvi qualcosa, perché con Alessandro abbiamo bei progetti immobiliari, quindi poi vi farò vedere tutto e altre cosine carine, quindi stay tuned, perché i prossimi giorni sono un po' di novità. Così, oggi è una giornata positiva. La primavera bisogna cambiare beauty routine. Sephora ha creato questa box con all'interno 8 mini taglie perfette per chi viaggia. Faccio trattamenti intensivi giornalmente, applico gel KO due volte al giorno, un gel a rapido assorbimento che mi aiuta a riattivare la microcircolazione e a drenare dei liquidi in eccesso, andando a combattere così la cellulite e la ritenzione idrica. Ed eccomi qui, ho finito il mio trattamento con gel KO e sto indossando un fantastico completo di FGM04, che adoro perché grazie a questo tessuto particolare va a riattivare la microcircolazione con cellulite e ritenzione idrica, quindi è un'azione ulteriore oltre a gel KO, e soprattutto perché li trovo veramente molto belli, ce ne sono veramente di tantissimi colori, potete sbizzarrirvi e potete anche creare dei look per uscire. Io poi ti ho messo semplicemente su una giacca e ho creato un outfit pazzesco. In questo momento è attiva la promozione 3x2, quindi acquistando 3 prodotti su tutto il sito di FGM04 ne pagherete solo 2 e quello che costa meno vi arriverà a casa gratis. Inoltre con il mio codice regalo ROSIOK avrete in regalo una fantastica maschera per il viso. Questa ve la devo raccontare, sogno di stanotte, li faccio tutti un po' strani. E vorrei una spiegazione, oltre magari a dirmi bevi di meno, mangia di meno. Allora, squadra di calcio, quindi vecchia passione il calcio, giocavo titolare, il mister mi faceva giocare titolare ed era gratificante, facevo riscaldamento e tutto, ma sta partita non iniziava mai, non è mai iniziata sta partita. E poi mi sono svegliato, ovviamente, molto deluso. Buonasera a tutti, benvenuti a Casa Key. Oggi insieme parleremo di Isola dei Famosi e con noi ci sarà la fantastica opinionista di questa edizione, Vladimir Luxuria.
nottataccia che ho passato, male alla cervicale, alla schiena e alla testa. Non mi faccio mancare nulla, si vede che mi sto avvicinando ai 30 anni. Comunque sarà anche perché oggi a Milano c'è un tempo orribile. Cielo grigio, pioggia, però dopo tante giornate belle, insomma, un po' di pioggia ci stava. Tralasciando questo aspetto, oggi, in realtà tra mezz'oretta, sarò in diretta insieme a Gossip News Italia nel format a tu per tu per parlare di Sempre Avanti, questo mio primo singolo. Approfitto anche per ricordarvi e mettervi qui il link del mio CD, perché sì, ormai sono partite le spedizioni del CD di Sempre Avanti, con all'interno sia la canzone cantata da me che la base musicale per divertirvi voi a casa, una cartolina autografata da me e per i più fortunati anche una cartolina oro, che vi darà la possibilità di incontrare. Rieccoci qua, amici miei. Abbiamo visto Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Ovviamente a noi ci piace seguire la loro vita, ci piace sapere quello che fanno e loro ci danno la possibilità di poterlo fare perché mettono i video su Instagram e noi pronti per vedere tutto quello che realizzano. Cambiamo discorso e andiamo al prossimo servizio. Si parla della Pupa e il Secchione. Sì, è incominciato questo nuovo reality condotto da Barbara D'Urso, ma all'interno di questo programma se ne vedono di tutti i colori. Naturalmente parlo di Flavia Vento, che ha appena iniziato il programma, ma già vuole andare via. E infatti è andata via dal programma. Nella nuova edizione la pupa è il secchione. Tra i concorrenti c'è anche Flavia Vento, che però ha deciso di abbandonare lo show. La sua intenzione era stata già palesata qualche giorno fa, ma adesso, a confermarlo, è stata la stessa conduttrice Barbara D'Urso, con un video pubblicato sui social. Nel filmato si vede la showgirl romana che sbotta. Io me ne vado, nello sgabuzzo non ci sto. Dice Vento per poi scoppiare a piangere. Poco dopo se la prende anche con Aristide Malnati, il suo partner di gioco. Lasciami stare, mi girano proprio le scatole. A quel punto la showgirl romana chiama direttamente la D'Urso, che le dice: "Non sono portata per questi reality", dice la Vento, che ha già partecipato alla Fattoria, l'Isola dei Famosi e il GF VIP 5. Anche in quei casi si ritirò dai programmi prima della fine. Aristide Malnati è ancora un concorrente della Pupa e il Secchione Show. E per lui ci sarebbe già una nuova partner di gioco, si tratta di Elena Morali. All'avvento sembra proprio che i reality non sono fatti per lei. Allora ci domandiamo, cosa partecipi a fare? Eccoci qua, amici miei, adesso parliamo del prossimo servizio. Parliamo di Lulu, che per una sera all'interno del programma La Pupa e Secchione, Barbara D'Urso l'ha voluta per una sera pupa, per poter dare i punti a chi è all'interno di questo programma. Ma poi cosa ha fatto? Ha fatto un ballo, ragazzi, ve lo anticipo. Se non l'avete visto, adesso ve lo voglio riproporre con questo servizio. Pronta? Sono prontissima. Sei pronta a dare il tesoretto? Ti stai divertendo? Moltissimo, adoro, adoro tutto questo. Super adoro. Super adorissimo. Manda un bacio. Adoro. Lulu se la si è chiamata ad essere pupa per una sera. Nello show di Barbara D'Urso, scalda lo studio con un twerk, sulle note del suo idolo del rap. Reduce dalla sua esperienza, nella casa del Grande Fratello VIP, Lulu approda alla Pupa e il Secchione, Barbara D'Urso l'ha voluta pupa per una sera. Nel corso della seconda puntata dello show, il suo ruolo è quello di scegliere a quale coppia affidare un bonus di 5 punti, che potrebbero essere fondamentali. Non solo, dovrà anche fare un'esibizione ad alcune coppie, insegnando qualcosa, Lulu chiamata a centro studio. L'ex GFina è molto emozionata e fatica a nascondere la timidezza.
È lì che la Selassie mette da parte l'imbarazzo e si scatena sulle note della sua star preferita, animando lo studio con un sensualissimo twerk. Dopo la sua dimostrazione, i secchioni si mettono in gioco, si scatena il pupo Dennis Dosio, particolarmente coinvolto nel ballo insieme alla sua compagna di gioco Ilaria. Tutto ciò sotto gli occhi entusiasti della padrona di casa, con l'incoraggiamento di Soleil, che da bordo studio fa il tifo per loro. Ad esibizione terminata, Lulu dà il suo voto alla troppia, il team formato da Alessandro, Emmy e Asia. Complimenti a Lulu per il suo balletto sexy. Eccoci qua, amici miei, abbiamo visto Lulu, fantastica, veramente molto molto brava, ha fatto questo balletto molto sensuale e veramente complimenti a Lulu. Adesso invece siamo arrivati nel momento della poesia. Una poesia che parla d'amore, una poesia che parla di passione, una poesia per farci sognare. Prendi dal mio cuore tutto quello che ti servirà. Prendi il battito migliore, la speranza che hai perduto, tutto il bene che ti serve, la dolcezza che vorresti, il sorriso che ti manca, la pazienza che vacilla, la forza che barcolla, la preghiera che faresti, la tenerezza che hai sempre voluto, quell'abbraccio che hai sempre sognato. Nel mio cuore c'è tanto spazio. E ricorda che possiamo stare sempre insieme e fare tutto ciò che vogliamo. Ricorda, hai il tuo posto speciale nel mio cuore. E sempre lo avrai, ti voglio sempre qui con me. Sei tu l'unica che avrà il mio cuore tutto per sé. Credimi amore, amami, come ti amo io. E siamo arrivati anche alla fine di questa puntata, amici miei. Spero di avervi fatto compagnia. Spero che ci sarete anche alla prossima puntata, mi raccomando, perché vi anticipo quello che succederà, almeno una delle cose che succederà nella prossima puntata. Vi ricordate? Ciro era entrato nella casa, lì dove si sentivano dei rumori strani, dove c'era qualcosa che non andava, ma abbiamo scoperto delle cose che però potrete vedere nella prossima puntata, ok? Adesso io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere i vostri like, perché così vedo che ci siete e che mi sostenete, e mi raccomando, lasciate il vostro commento sotto il video. Noi ci vediamo molto presto da Tano TV.